Consumi. Il 2009 parte male. Meno 4,6%. Commenti. Sacra notazione Facquolia parla da sola ed è la causa di tutti i mali d'Italia e del mondo. Il 2009 si apre con una nota negativa per il comparto del commercio. Si tratta del terzo peggior risultato da un anno a questa parte, nonché della dodicesima variazione negativa da gennaio 2008. Confcommercio, i consumi non traggono beneficio dal rallentamento dell'inflazione. Commenta. Milano, Italia Canaglia contro Russo Caramia Famiglia, contro la sana Milano Italia. Ufficialmente dal 4 maggio 2004. Fa testo la sacra notazione Pacquolia de Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale. Atto reperito nella cancelleria del giudice Stefano Maria Pia Civardi, a circa un anno dai fatti. L'atto, inserito nel fascicolo, nel dossier segreto, ora non più, procedimento penale numero 8218/05. 490.000 euro di debiti vivi e nessuna speranza di entrata. Previsto un ulteriore debito di euro 100.000 per il 2009. Ecco, inviare all'ISCA lista rappresentativa d'Italia e attendere risposta. Oggetto. Consumi, l'Italia parte male, meno 4,6%. Bene, invece, Angelo Russo della Russo Caramia e i bambini di Senora. Meno 490.000%. Inviato. A pensarci bene, la sacra notazione Pacquoia. Vaso di Pandora per l'Italia e per il mondo, cornucopia per chi ne è stato direttamente baciato. Se ci fosse io a Benito, chissà cosa direbbe. Scatenarono una guerra mondiale. Per una cazzata da niente. Vabbè, chiudiamo qui. Ah, lo proveremo. Parla come se la guerra fosse già stata decisa. Forse non crede più possibile la pace, chissà. Forse nel suo cuore non la desidera nemmeno più. Chiudiamo questa antologia dei discorsi del Duce con la dichiarazione di guerra. C'è un'ultima considerazione da fare per capire la complessità dei problemi. Gli eserciti di Hitler dilagano attraverso la Francia e sembrano invincibili. E Mussolini ha paura del Führer. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero
e del Regno d'Albania. Ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. Oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è dell'onore, gli è dell'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero accesso all'oceano.